Allora, Dimmi. la prima domanda che vorrei farti è, insomma, noi viviamo un'Europa, una crisi che è una crisi di lungo periodo, nel senso che l'Europa così come si è andata costruendo ha dimostrato l'incapacità di affrontare i temi della pandemia, della cura delle persone e ha salvaguardato semplicemente soltanto gli interessi, diciamo, delle grandi corporazioni, dei meccanismi finanziari, economici delle multinazionali. Noi da tanto tempo abbiamo definito i beni comuni come l'asse portante della costruzione non soltanto di una visione alternativa, ma anche di una capacità di costruire una soggettività politica intorno ai beni comuni. Ecco, volevo chiedere da te come nasce questa idea e come è possibile ora, di fronte a questo nuovo scenario, appunto, della pandemia, rimettere intorno a questo concetto dei beni comuni una visione alternativa di società. Bene, buon pomeriggio a te e agli altri. Effettivamente farei alcune rapide osservazioni sul processo di integrazione europea, nel senso che negli anni 50, in fondo, la costruzione dell'Europa e dagli anni 50 è stata sempre dominata da, diciamo, tre forti grandi tensioni opposte. Da un lato, il principio politico istituzionale della tensione tra l'Europa delle nazioni, la sovranità nazionale, e dall'altro l'Europa sovranazionale, l'Europa comunità che costruisce un'altra società politica che supera per l'appunto tutte le conseguenze negative del principio del nazionalismo, dello Stato sovrano nazionale, eccetera. La seconda tensione era poi quella tra un'economia europea che stava per essere costruita, ricostruita, in funzione o dell'interesse dei dominanti, e quindi dell'interesse del capitale, dell'interesse delle imprese e del mercato, oppure l'interesse generale del benessere, prosperità di tutti gli abitanti dell'Europa, grazie per l'appunto al welfare state, allo stato del benessere, il quale si basava per l'appunto sulla salvaguardia e l'approvazione dei beni comuni pubblici che dovevano essere parte integrante dei diritti universali alla vita. E questa tensione è stata centrale tra mercato, diciamo, e beni comuni pubblici, tra mercato e Stato, che poteva, dovrebbe dovuto rappresentare gli interessi della popolazione in comune, no? La comunità europea. E la terza tensione era quella fra un'Europa dei gruppi dominanti, quindi un'Europa tecnocratica, antidemocratica, elitista, e l'Europa democratica. E cosa è successo? Che queste tre tensioni, finalmente dopo 70 anni, ha vinto sull'asse di queste tensioni ha vinto il concetto della sovranità nazionale, gli interessi nazionali, la sicurezza nazionale, ha vinto l'interesse dei mercati, la finanza, e ha vinto l'oligarchia, le strutture non sono democratiche. Il Parlamento, ancora dopo 70 anni di costruzione d'Europa, il Parlamento europeo ha poteri limitati. Il vero potere ce l'ha la struttura tecnocratica oligarchica che è la Commissione, che rappresenta la Commissione e il luogo dove si affermano gli interessi dei principali attori più forti economici, finanziari e tecnologici dell'Europa. Ed è qui che allora questo fallimento, se vogliamo dire che è così, è un fallimento di 70 anni
di costruzione Europa che è andata sempre più verso un modello che non era voluto, è ritornata al modello che si voleva superare. Ecco, ci troviamo oggi con una incapacità da parte delle società europee di pensare, non solo di realizzare, ma di concepire, di pensare le politiche comuni europee. Tra l'altro un passaggio fondamentale in questa inversione rispetto ai desideri, rispetto alle attese degli europei degli anni 50, delle priorità è stato il 92, quando il Trattato di Maastricht ha messo al punto, alla base e nell'architettura della cattedrale da costruire l'Europa, ha messo il mercato. Per cui con la creazione del mercato unico che ha condotto necessariamente alla moneta unica, ha prevalso questo elemento coagulante che è stato il secondo asse di tensioni a sfavore dell'interesse comune, dei diritti quindi, e la perdita progressiva a partire dagli anni 70 di tutta una visione pubblica del vivere insieme, necessariamente diversa da quello Stato che invece era autocratico, oligarchico, orientato piuttosto dominato dalle forze degli interessi economici dei potenti. Ed è così che allora, a partire dal 92, non si parla più di comunità europea. Si parla di Unione Europea. Non so se avevi notato questo passaggio linguistico 30 anni fa, che ha marcato un passaggio storico fondamentale. Noi non siamo più una comunità europea, noi siamo un'unione degli stati. E guarda caso, nel gergo della oggi Unione Europea non si parla più di politiche comuni europee. Questo termine non esiste più. Prima sì. Prima si facevano le politiche comuni europee. E l'idea della politica comune europea è, quindi significava anche che si era pronti nelle nostre società, in nostra gente, anche nell'opinione così in generale, nell'immaginario della gente, sentivano parlare di politiche comuni europee. Oggi non si sente più. Si parla di coordinamento delle politiche nazionali. Addirittura siamo a questa fase dell'intergovernabilità della costruzione europea. Ed è qui che bisogna interpretare, anche in funzione dell'interesse di capire i processi della costruzione europea, il problema dell'incapacità dell'Unione Europea di combattere la pandemia da Covid-19 nell'interesse generale del diritto alla salute degli europei. E invece fa una politica di lotta subordinata e totalmente sottomessa alle logiche degli interessi economici finanziari dominanti, per cui appare dappertutto in maniera evidente che oggi la Commissione europea e con essa la maggioranza del Parlamento europeo, che diventa sempre più maggioranza conservatrice, diventa sempre più maggioranza che difende gli interessi nazionali, che difende gli interessi del settore economico, per la crescita economica, per il rendimento finanziario. Tra l'altro il vocabolo più importante a partire dagli anni 90, in seguito a questi mutamenti, è stato il vocabolo efficienza. Se si guarda per esempio la strategia da 20 anni fa dell'Unione Europea, che era Europe 2020, la strategia del 2020, ebbene cosa era l'obiettivo fondamentale? An efficient Europe. L'Europa efficiente. E quali erano gli elementi fondamentali? Energy efficient Europe. Mica la social efficient Europe. Technological efficient Europe. Information efficient Europe. Digitalized efficient Europe. Ed è questo che
Oggi si può dire allora che il grande cambiamento è avvenuto, non è più Common Europe, e l'Europa sociale è una specie di piccola Cenerentola che si ricorda quando uno vuole essere un pochino più gentile con i bambini a Natale, eccetera, si fanno le cose belline, eccetera. Ed è qui che lì interviene allora oggi il grosso problema, che l'incapacità dell'Europa di lottare contro la pandemia consente di rafforzare i processi in corso, perché allora hanno buttato tutto lo spirito, tutto l'immaginario possibile attorno al fatto noi vacciniamo 80%, 90%, 100% della popolazione, e già 80% lo vaccineremo entro il 2021. E la strategia è questa. Ma vaccinare non è necessariamente sufficiente per rispondere a una politica della salute per tutti, del diritto alla vita per tutti gli europei e addirittura anche per tutti gli abitanti della Terra. Perché invece è una logica del vaccino, cioè dire, è la logica della tecnologia che pretende di essere la salvatrice della vita in fronte a un nemico nuovo pandemico. Poi la gente non è più interessata o invogliata a interessarsi, va a dire, ma tutta questa pandemia da dove viene? Poi allora si scoprirebbe che viene proprio da uno sviluppo tecnologico è basato sullo sviluppo scientifico dei dominanti, contrario alla vita. Perché se la gente sapesse che per l'appunto si dice, e credo che sia ragionevole dirlo, ed è supportato dai fatti, che questa forma nuova di pandemia è dovuta al fatto che il nostro progresso tecnologico, economico, sposato e sfondato sulla scienza, ha condotto ad una politica della gestione della vita del pianeta in maniera tale da distruggere tutte le organizzazioni che la vita stessa si era data per non far coincidere, non far saltare le frontiere fra le varie specie, e che quindi oggi si dice, ed è corretto, che il Covid-19 è il risultato inatteso dello sfruttamento, distruzione della vita sul pianeta, che ha fatto saltare tutte le frontiere tra le varie specie, ebbene non crederebbero veramente allora che la scienza, la tecnologia e i vaccini sono effettivamente i salvatori della patria. Grazie. Invece oggi No, tanto per interloquire, così ti pongo anche delle questioni. Allora, tu giustamente segnali questa mancanza di politiche europee comuni. Sì. Diciamo. Eppure, diciamo, gli impegni economici che sono stati presi a livello europeo sembrerebbero un'inversione di marcia rispetto all'andamento fin qui tenuto. Quindi che l'Europa possa dare una risposta coerente, come dici tu, efficiente, però nel nostro punto di vista, cioè come possa invertire questo senso di impotenza che abbiamo nell'affrontare la crisi della pandemia. Sta per l'appunto nello sviluppo di una visione della vita e di una pratica delle varie attività economiche, tecnologiche, culturali, sociali delle società umane, fondata sui beni comuni pubblici. Cioè dire, noi abbiamo distrutto i beni, non ci sono più, non c'è più niente che sia bene comune e in particolare bene comune pubblico. Che cosa, qual è la differenza? Arrivo. Tutto
tutto è stato mercificato. Cioè dire mercificato significa che la regola principale delle relazioni fra gli esseri umani relativamente all'uso delle risorse disponibili, risorse naturali o risorse produttive o risorse artificiali fatte dagli esseri umani, che sia un'automobile o che sia il petrolio o che sia un microbo o che sia una casa, quindi le risorse soprattutto. Questa mercificazione significa che le regole che devono guidare i rapporti tra gli esseri umani sono dettate dallo scambio mercantile. Cioè, quindi c'è sempre uno scambio, e questo scambio mercantile ha luogo sul mercato. E quindi le regole del mercato guidano lo scambio mercantile delle cose, degli esseri, dei beni tra gli esseri umani. Supponendo che le logiche del mercato, il meccanismo del mercato consenta la ottimizzazione del rapporto tra il venditore e il compratore e il consumatore. Questa mercificazione per l'appunto significa necessariamente tre altre cose. Significa la liberalizzazione dei rapporti commerciali, di mercanzia, i rapporti mercantili. Significa la deregolazione stessa di questi processi, il che significa, cioè, dire niente Stato, meno Stato, e più privato, e più finanza, eccetera, e significa privatizzazione di queste merci. E privatizzazione che siano merci naturali o che siano beni non naturali o che siano beni materiali o che siano beni artificiali, eccetera, tutto è stato mercificato. E poi liberalizzato, deregolamentato e privatizzato. È lì che nasce tutto, dalla mercificazione della vita. Non abbiamo più niente in comune. Il comune viene il bene comune viene dal latino communis, che significa mezzo con i mezzi. Munis, munizioni, la munizione, communis. Il concetto di comune poi è stato addirittura militarizzato, no? La munizione, le munizioni per uccidere, no? E cum munis significa abbiamo i mezzi insieme. Ecco perché politiche comuni significavano obiettivi messi insieme, strumenti messi insieme, eccetera. Il bene comune è anche perché appartiene, nel senso che è proprio al vivere insieme. Però è chiaro che la comunità può essere territorialmente e settorialmente diversificata. Per cui i beni comuni sono tutto ciò che gli esseri umani decidono di mettere insieme, di vederlo insieme, considerare che è necessario, è importante da mettere insieme, e per cui certi comuni, beni comuni, sono però fondamentali per la vita, perché ecco perché i beni comuni fondamentali per la vita sono strettamente legati ai diritti, mentre invece i beni comuni, diciamo, se in un condominio si decide di avere una caffetteria in comune, no, quello è un bene comune per i proprietari del condominio. Quando una congregazione religiosa o un monastero, no, un monastero è beni comuni, però non sono necessariamente cose, beni fondamentali per la vita. Il fatto che ci sia stata la privatizzazione dei beni, anche fondamentali per la vita, come l'acqua, come l'aria, come l'energia solare, come le sementi, come la terra, come l'educazione, come la salute, eccetera, beni e servizi ben inteso, ha spiegato perché questi beni fondamentali giustificava fossero a carico della responsabilità e della responsabilità della comunità e della collettività. Quindi interviene qui lo Stato. Ed è quindi, allora abbiamo già subito due importanti differenziazioni collegate, che sono quella che i beni comuni sono dovuti al fatto che la gente decide di considerare che, per esempio, un albero centenario
o millenario diventa bene comune, perché o un monumento diventa bene comune, perché la solidarietà gladiatoriale, ma che non è fondamentale per la vita. E i beni comuni fondamentali per la vita che sono allora diventati necessari, perché se no io non ho nessun diritto allora alla vita, se no, non ho, posso beneficiare di questi beni comuni. E i beni comuni sono differenti dai beni comuni privati o beni comuni pubblici, perché soprattutto negli ultimi decenni, a causa della tecnologizzazione, della scientificizzazione della nostra vita, molti dei beni comuni, anche fondamentali alla vita, sono stati privatizzati. E quindi non è corretto di limitarsi a parlare di beni comuni come se fosse già il problema tutto risolto, ma è indispensabile e necessario di utilizzare il concetto più preciso di beni comuni pubblici nel caso di quei beni che sono fondamentali per la vita e la cui la responsabilità deve essere presa dalla collettività politicamente organizzata, che è in questo caso lo Stato. Ecco allora che i beni comuni pubblici e il bene comune pubblico diventa il bene pubblico, diventa fondamentale nella lotta per la vita, perché le nostre società hanno addirittura scombussolato il concetto di pubblico, non c'è più il pubblico. Se tutto è privatizzato, addirittura lo Stato ha accettato di privatizzare tutto, compresa la moneta. La moneta non è pubblica, la moneta non è più pubblica. L'euro non è una moneta pubblica. L'euro è una moneta di cui i proprietari sono i mercati finanziari attraverso le banche, e in particolare le banche centrali, a cui le banche e i mercati hanno affidato alle banche centrali nazionali e in particolare la Banca Centrale Europea la responsabilità di governo. Ma la responsabilità di governo della Banca Centrale Europea non è pubblica, perché la Banca Centrale Europea è un soggetto privato, ha una sua personalità, e per questo la Banca Centrale Europea non deve mai rispondere né agli Stati, né al Consiglio Europeo dei Ministri, e soprattutto né al Parlamento Europeo. La Banca Centrale Europea è sovrana, decide quello che vuole in materia, ma non lo è in realtà sovrana, perché non è sovrana rispetto ai mercati. Il grande Draghi, quando era presidente della Banca Centrale Europea, ha sempre detto: noi non decidiamo del tasso di interesse dell'euro, cioè dire ciò che le banche devono pagare se vogliono avere la moneta euro a disposizione. No, noi non fissiamo il tasso, noi interveniamo per assicurare la stabilità dell'euro rispetto ai prezzi che fissa il mercato. Se il mercato fissa il valore dell'euro troppo alto, cioè il tasso di interesse è troppo alto, e questo non stimola l'investimento, allora noi europea cerchiamo di intervenire, abbassare, mettendo sul mercato tanto denaro, ecco lì la creazione di moneta che non è più quella dello Stato. La Banca Centrale Europea, quando tenta di riscaldare il mercato attirando la gente a comprare la moneta per fare investimenti, non crea moneta, però in risposta ai bisogni del mercato. O quando vuole raffreddare perché è troppo poco l'interesse, quindi il mercato è troppo, la moneta è facile e si può comprare, e invece allora poi succedono tanti pasticci, la Banca Centrale alza il tasso di interesse, cioè modifica il tasso di interesse fissato nuovamente al mercato. Chi fissa il valore della moneta è il mercato, non la Banca Centrale Europea. Ed è la Banca Centrale Europea e poi il sovrano rispetto agli Stati. La moneta non è più pubblica. Ecco, allora, soprattutto lo Stato ha accettato che la privatizzazione porta al cuore del sistema monetario e quindi sistema
finanziario, avendo ridotto anche la moneta a un bene privato. Certo, il comune, ben inteso, però è privato. Ed è lì che il cuore oggi di tutto il dibattito sulla pandemia è per l'appunto è sapere se effettivamente gli strumenti che permettono, con i vaccini e con le altre strumenti terapeutici, sono gli altri medicinali, i test, la diagnostica, eccetera, se questo fanno parte dei beni comuni pubblici, di modo che lo Stato, che dovrebbe essere responsabile di promuovere e salvaguardare i diritti alla vita degli abitanti, dei suoi cittadini, può lo Stato avere una politica della salute pubblica, oppure si mantiene il carattere privato dei beni, vaccino, medicinale, eccetera, e allora non ci può essere che una politica privata dei detentori di questi beni. E com'è che questi beni sono stati privatizzati? E lì interviene il brevetto. Il brevetto è lo strumento attraverso il quale le forze che abbiamo visto hanno condotto al tipo di società e al tipo di Stato che ho descritto finora, ci sono date attraverso il brevetto il diritto di proprietà e di uso sovrano assoluto. E ora vi dico un'altra cosa essenziale, della conoscenza che è a base della costruzione dei vaccini, dei dispositivi diagnostici di valutazione e poi dei medicinali. Cioè dire, il brevetto ha dato la proprietà privata sulla conoscenza a soggetti privati e addirittura legalmente autorizzati ad agire con la conoscenza da loro brevettata a scopo di lucro. Cioè il brevetto significa che noi abbiamo dato alle imprese private soprattutto, ma qualunque soggetto può depositare la richiesta di un brevetto su una cosa, se poi glielo riconosciuto anche io, te, si può fare, però normalmente sono le imprese che fanno questo, le imprese farmaceutiche, le imprese chimiche, le imprese agroalimentari, eccetera. E quindi abbiamo dato la proprietà durante 17 a 20 anni. Da qui tutto il dibattito anche sulla sospensione dei brevetti provvisoria, che è tutt'altra cosa rispetto all'abolizione dei brevetti. È tutta la battaglia che si sta facendo per la sospensione dei brevetti, non è l'abolizione dei brevetti. È di dire, fin tanto che arriviamo al momento di immunizzare tutti quanti a livello mondiale, sospendiamo l'applicazione delle regole relative ai brevetti sui vaccini, quindi le regole che dicono che i privati, le imprese private hanno la proprietà e l'uso esclusivo assoluto a scopo di lucro delle conoscenze, eccetera, eccetera. Questa è la sospensione provvisoria, non è l'abolizione dei brevetti. E così il sistema finanziario dominante si è data la possibilità di dominare il campo della politica della vita. E riprendendo il concetto che tu avevi sviluppato in liminare, oggi, per quanto sia ancora importante e fondamentale, la grande sfida delle nostre società non è più la sfida della lotta tra capitale e lavoro, perché questo il capitale sfortunatamente ha finito definitivamente. Potrei spiegare perché uso il termine definitivamente, ma questo ci porterebbe per delle ore a trattare altre cose. Ma la sfida è la lotta tra capitale e vita, cioè dire, la vita deve difendersi dalla sottomissione e dalla prigione in cui il capitale ha messo la vita, grazie anche ai poteri pubblici. Ed è questo il problema della lotta contro i brevetti e quindi
della lotta per i beni comuni pubblici. È una lotta difficilissima, perché bisogna fare non solo la lotta contro i proprietari privati, ma bisogna fare anche la lotta contro i poteri pubblici attuali, che oggi sono favorevoli ai brevetti, rivendicando che dovrebbero essere loro i poteri pubblici ad avere la sovranità delle decisioni in materia di allocazione delle risorse disponibili, fondamentali per la vita. Ed ecco che la battaglia oggi è per coloro che sostengono la vita contro il capitale, il quale invece il capitale, grazie anche a una complicità forte dei poteri pubblici nazionali ed internazionali, è riuscito e sta riuscendo a consolidare il principio, anche nella testa della gente, il principio che solo il privato, il capitale privato, le imprese, sono in grado di avere la capacità scientifica e tecnologica di produrre i beni essenziali per la vita. È completamente assurdo. Addirittura a Natale si poteva vedere in tutti i giornali delle vignette in cui Pfizer, Moderna, AstraZeneca erano considerati tre magi sui cammelli che andavano verso la stella polare, che era il virus Covid, e che tutti quanti inneggiavano alle imprese multinazionali private come salvatrici della vita, come se fossero loro che portavano finalmente i doni all'umanità nei loro grandi cammelli, portavano i doni della vita grazie a questi vaccini. E ancora oggi quello che è drammatico in tutto questo che stiamo vivendo è che la gente crede con convinzione, e purtroppo hanno ragione perché non hanno nessun'altra alternativa, che i vaccini delle imprese private, è giusto che sia così perché gli stati sono corrotti, perché sono ormai non hanno potere, mentre i veri poteri ce l'hanno le imprese multinazionali. È vero tutto questo, purtroppo questo è grande pena che dobbiamo avere, del fatto che anche se uno ha volontà di pensare a risolvere i problemi del mondo, i meccanismi che la stessa classe politica, la stessa classe dirigente scientifica, gli stessi premi Nobel della scienza, della medicina, hanno alimentato di dire che coloro che producono la scienza è bene che lo facciano, e mistificando così l'idea che mistificando la realtà attraverso una cosa che è giusta. Effettivamente i vaccini non sono i ministeri che possono produrre, i vaccini non si producono in dibattiti nelle commissioni parlamentari, no, i vaccini sono prodotti da imprese. Ma chi ha detto che necessariamente, assolutamente, le imprese devono essere private, multinazionali, con scopo di lucro? È quello che è difficile. Lì è stata tutta la grande responsabilità della classe politica detta progressista, che ha accettato, che ha parlato allora di società di mercato, che ha parlato di economia con mercato anziché di mercato, la terza via, tutta questa gente che ha promosso la terza via tra Stato e mercato, che però in realtà poi era effettivamente il capitalismo, diciamo, non selvaggio, no? Ma era un favorevole al capitalismo buono, no? Tutta questa gente purtroppo ha alimentato questi passaggi. È per questo che oggi la battaglia tra vita e capitale è fondamentale, e che la battaglia contro i brevetti non è una battaglia anodina, occasionale, piccola, lunga battaglia. Per questo non servono a nulla le petizioni per il momento al WTO, perché lì non è il luogo, primo non è il luogo dove si decidono effettivamente le cose, perché il WTO è uno strumento dei poteri dominanti, e per questo bloccano tutto. E bloccheranno tutto. Allora, chiedo scusa, volevi intervenire? Sì, no, volevo... Non so se sono stato chiaro.
Sì, molto chiaro, mi sembra molto chiaro e lineare quello che dicevi. Mi piaceva anche questa interpretazione della scienza come nuova figura di riferimento superiore a qualsiasi altra logica a servizio del mercato e dell'accaparramento. È un tema interessante che anche questo porterebbe un grande discorso, insomma, quindi magari lo affrontiamo un altro momento. Però siccome Tempo passa. volevo chiederti se tu conosci la Polonia, mi hai detto, conosci la situazione, un po' qual è lo scenario. Ecco, volevo chiederti, nei paesi dell'ex Unione Sovietica, dell'ex, diciamo, dentro la cortina di ferro, rimettere, diciamo, nel discorso pubblico un'idea di società collettiva, trova delle enormi difficoltà perché viene da un'esperienza che ha prodotto, diciamo, un disastro in questo senso. Prodotto magari sì dei successi in termini di giustizia sociale, in termini di, insomma, di dignità della vita, che però non ha retto l'urto, diciamo, della democrazia. Ecco, adesso noi viviamo in un'Europa con questo bilanciamento, da una parte un'Europa che non crede nei valori sociali, e dall'altra un'Europa che è stata costretta, diciamo, dalle leggi del mercato a democratizzare lo spazio che pure si era costruito democraticamente nel dopoguerra, come dici tu, negli anni 50 e via dicendo. Allora, questo bilanciamento di poteri, insomma, bilanciamento di visioni, come si può ricostruire un'identità sociale, europea, che abbia la capacità di cambiare le carte in tavola? A mio parere il passaggio fondamentale, per inteso, ora sto facendo delle ipotesi, non ho nessuna pretesa di pretendere che quanto dico debba diventare un'ortodossia oppure sia assolutamente l'unica cosa da fare. È riconquistare il concetto che noi siamo delle società di diritto. Perché uno dei risultati catastrofici, devastatori di tutto quanto abbiamo detto è che la gente non crede più che ci siano dei diritti. I dominanti dicono che non hai più diritti. Ma che diritto alla salute? Avete visto cosa effettivamente anche da 30 anni c'è il cambio nel parlare dei diritti. Si parla di accesso equo e a prezzo abbordabile alla salute, all'educazione, all'acqua, tutto. Questo principio è stato affermato nel programma 2000-2015 degli sviluppi del millennio ed è ripetuto nel programma 2015-2030 dell'ONU con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Cioè, non si parla più di diritti. Si parla di accesso e quindi abbiamo immediatamente. Quando si parla di diritti non si identifica un luogo. Il diritto è alla vita, alla salute, eccetera. Non ti dicono guarda lì è quel tempo e quel luogo dove tu devi andare. No, il diritto fa parte integrante dell'essere della società. Oggi invece si parla di accesso. E accesso dov'è che devo andare? Vai al mercato. O vai al supermercato, o vai a Amazon, cioè l'accesso è la cosa. Qualunque servizio anche oramai a Amazon, al mercato, eccetera. Quindi la società sono riusciti dominati, e ripeto, con la complicità di tantissime forze che si sono dette
progressiste e di sinistra, diciamo. Si fa il mercato. Equo, si dice. Bisogna ricostruire il concetto di diritto, perché il concetto di equità, che è stato introdotto anche da tante parti della propria giustizia sociale negli anni 80, 90, dalle scuole americane, dai pensatori americani o americanizzati, il concetto di equità fa parte, diciamo, del mondo in teoria della giustizia, ma non è la giustizia, perché l'equità accetta la diversità del trattamento. Mentre una cosa giusta, la giustizia è uguale, non c'è diversità. E poi dice a prezzo abbordabile, cioè qui dobbiamo andare a comprare qualche parte, il prezzo di mercato, quindi restiamo sempre in questa logica, mentre invece il concetto di diritto afferma il principio di gratuità. Beh, non si deve pagare. Non perché non ci siano costi da coprire. I costi nella giustizia e nella gratuità ci sono sempre. È solo che la presa a carico di questi costi nell'ambito della giustizia e del diritto è presa a carico dalla collettività, quindi dallo Stato. Attraverso cosa? Attraverso la fiscalità progressiva. È il sistema fiscale che garantisce la gratuità, ma una gratuità che è presa a carico da tutti, perché se in un sistema socialmente buono e non corrotto dallo Stato o dai potenti la fiscalità funziona, si può arrivare, come è successo nei paesi scandinavi, che si poteva pagare addirittura 80% del proprio reddito guadagnato dal lavoro o da capitale per finanziare i servizi e i beni comuni, 80%, non 30% o 50%, uno grida subito allo scandalo della fiscalità, lì 70-80%, perché si davano i beni comuni e i servizi, e poi erano gratuiti in questo senso. Ma è una gratuità che è fondata sulla partecipazione finanziaria di tutti in giustizia, non un sistema fiscale che è a favore degli evasori, che è chiaro che non può finanziare i beni comuni pubblici fondamentali per la vita. C'è un sistema fiscale fatto per abbassare le tasse e avere quasi tasse zero, per cui poi ciascuno, come negli Stati Uniti, ciascuno deve assicurarsi e pagare sul mercato a prezzo abbordabile. Ecco allora il fondamentale via è ricostruire tutta questa distruzione del pensiero attorno ai diritti e ai diritti universali. I diritti universali che non sono frammentati dalle territorialità politiche o economiche o sociali, che anzi valorizzano per l'appunto quelle territorialità che sono forse state rese violentemente o non violentemente più deboli, meno ricche, meno sviluppate rispetto alle territorialità invece la nostra società oggi premia le territorialità che sono riuscite a eliminare gli altri o indebolire gli altri e diventare forte a scapito di quelli che erano più deboli all'inizio. Ed ecco perché oggi dire accesso equo a prezzo abbordabile è uno strumento di consolidamento delle grandi ingiustizie, e si accetterà sul principio dell'accesso equo a prezzo abbordabile il fatto che forse gli africani arriveranno a avere accesso ai vaccini nel 2026. E si accetta che forse, come oggi si dice, che nel 2022 arriveremo a 40-50% della popolazione mondiale, se si includono i cinesi e gli indiani, che avranno ricevuto l'accesso ai vaccini, però si accetta che gli altri
aspetteranno. Perché accesso equo dipende. L'equità significa che tu che l'hai prodotto il vaccino hai più diritto di averlo dell'altro che non te l'ha prodotto, dell'altro dipende da colui che l'ha prodotto, ecco l'equità. Per cui si accetta oggi che se tu paghi di più il vaccino, come Israele ha pagato 40% di più il vaccino Pfizer, e così l'ha avuto subito, e Pfizer non ha prodotto, le ha prodotto le dosi, però le aveva promesse l'Europa, beh, sul mercato, perché i vaccini, i valori dei vaccini sono oggi sul mercato. C'è gente che sta guadagnando sulla varietà dei prezzi dei vaccini, sui prezzi azionari, dei mercati azionari. E quindi cosa fa Pfizer? Beh, Pfizer, se qualcuno arriva sul mercato e gli dice io ti pago 30% di più il vaccino che tu avevi promesso all'altro, e beh, io lo do a colui che mi paga di più, perché, perché io Pfizer produco il vaccino? Mica produco il vaccino per guarire la gente. Io produco il vaccino per avere la possibilità in quel mercato di avere più rendimento per il mio capitale investito che nell'altro mercato. Ma se io oggi dovessi investire nel carbone e fosse più redditizio che investire a produrre i vaccini, io investirei ancora nel carbone. Questo è Pfizer. Non è che Pfizer ha deciso di investire sui vaccini perché è portato a fare più politica della salute per l'interesse della gente. Niente affatto. Anzi, addirittura Pfizer è intervenuto a fare i vaccini perché gli hanno già pagato tutti i vaccini prima di produrli, perché gli stati e i poteri pubblici hanno pagato la ricerca fondamentale, hanno pagato la ricerca applicata precompetitiva, hanno pagato ha dato sovvenzioni per l'innovazione tecnologica, hanno dato sovvenzioni per gli start-up nel campo della farmaceutica e hanno addirittura già pagato in anticipo miliardi di dosi prima ancora che i vaccini siano stati prodotti, per cui Pfizer, Moderna, AstraZeneca hanno fatto già miliardi di profitto senza mai aver venduto. Oramai l'hanno come distribuiti, da alcuni mesi hanno distribuito centinaia di milioni di dosi, quello è vero, no? Ma non ha niente a che vedere con il fatto che siano stati loro che hanno deciso di fare. Se non fosse intervenuto lo Stato, i poteri pubblici, ma queste imprese non avrebbero investito nulla nei vaccini. Lo investono solo dopo che sono stati già assicurati, pretendendo poi di averli fatti loro, se il vaccino ha un tasso di rendimento sull'investimento, il famoso ROI, Return on Investment, almeno superiore a 16-18%. Se no non investono affatto. E se mai dovessero essere obbligati a investire, allora non solo sono felici se lo Stato come Stato già fanno ora, gli danno tutti questi soldi e pagano finalmente il potere pubblico che ha finanziato tutta la produzione dei vaccini attuali. Non è la gente, gli azionari. Gli azionari aspettano i dividendi, ma non hanno speso un cavolo. Sono stati coloro che hanno il denaro pubblico, che tra l'altro poi obbliga gli stati più deboli a indebitarsi per poter comprare queste cose, perché non ha già denaro, eccetera. È tutto un pasticcio nel quale, tra l'altro, queste imprese navigano con grande gioia, perché mantengono l'idea che sono state loro a fare questi vaccini. Ma veramente è vero. Certo, a chi l'ha finanziato è il potere pubblico. Certo. E allora ecco che lì ritorno sulla questione del diritto. La via è il diritto. I polacchi, come gli ungheresi, come i cechi, avevano avuto una grande svolta con la loro attività di liberazione dalla dominazione, dal dominio dell'Unione Sovietica. Solidarnosc, che cos'era Solidarnosc? È stato il grande dire ci liberiamo da un impero, ma lo facciamo insieme. Non siamo solidari con il popolo, non siamo solidari con i potenti. Solidarność è stato il tentativo dei polacchi, per l'appunto,
che ha tentato, grazie a quell'epoca, a far sì dignità ai lavoratori delle industrie più sfruttate, dove i lavoratori non sono sfruttati, di dire siamo noi che dobbiamo decidere della società insieme, in solidarietà per la giustizia, non per i potenti, per le oligarchie, democraticamente. Questa fase è stata abbandonata, perché in fondo il tessuto conservatore della società polacca, strettamente legata anche agli elementi religiosi, ha vinto, perché è una società contadina, è una società ancora agricola, e lì lo sbaglio degli europei occidentali, che non hanno capito che condurre la politica agricola comune che avevano messo in piedi era condannare alla morte delle economie come quella polacca. Inutile che tu dessi alla Polonia miliardi e miliardi di investimento per la riconversione verso attività industriale, eccetera, una volta che gli hai distrutto l'agricoltura, perché avevano condannato l'agricoltura, salvo l'agricoltura polacca, che sarebbe stata capace di investire e diventare competitiva sui mercati europei e mondiali rispetto all'agricoltura ad alta intensità di investimento energetica e chimica americana e occidentale. E questo la Polonia del basso l'ha capito, e per questo non hanno mai amato molto l'Europa, e per questo ha vinto queste forme di conservatorismo retrogrado, se vogliamo, in Polonia rispetto a questa Europa tecnocratica che vantava il progresso, la libertà, condannando un popolo di 35 milioni all'epoca, di cui ancora la maggioranza era finalmente un popolo che viveva dell'agricoltura. E poi addirittura, quando si sono visti che si erano liberati dall'Unione Sovietica da sé, e che poi l'Unione Europea ha avanzato sempre più verso una società che non aveva niente a che vedere fondamentalmente, se non a imporre al popolo polacco il modello altamente tecnocratico e tecnologicamente sviluppato dell'Europa, hanno visto che dall'altro lato anche in Russia hanno fatto fuori una delle sole persone che è stata fra le più potenti in termini di avanzo progressista nei limiti di quel paese, ben inteso. Cioè, dire, parlo di Gorbaciov, che vorrei umilmente menzionare qui con grande ammirazione, un Gorbaciov che è stato l'unico in tutti questi che si dicono sempre amatori della pace, che fanno la guerra per assicurare la pace, è stato l'unico che aveva proposto di disarmare realmente, era pronto a portare l'ex Unione Sovietica al disarmo, e l'hanno buttato fuori. È stato l'unico che ha tentato di dire che bisogna ristabilire una società di diritti nella trasparenza. E nel mentre poi il mondo occidentale, le imprese ad alta tecnicità scientifica del mondo occidentale si sono impadroniti del concetto di trasparenza, affermando sempre più un potere d'occulto, affermando sempre più la segretezza, guardate i vaccini, e la segretezza l'hanno fatto fuori perché lui voleva la vera trasparenza, la perestroica, lui la voleva, e l'hanno fatto fuori. Ecco allora che i popoli dell'Est, vedendo anche che la classe progressista occidentale accettava tutte queste cose, e sono detti qui dobbiamo salvarci da soli, perché cascare dalla padella alla brace non era molto divertente né entusiasmante. Ecco allora che ripartire dal diritto e i diritti universali, perché oramai volenso non ente l'interdipendenza e la complessità dei nostri sistemi sono mondiali, e quindi il diritto universale è necessario, e ecco perché la salute deve diventare un bene pubblico mondiale. Deve grazie diventare... Riccardo, ti ringrazio, abbiamo superato l'ora.
Quindi va bene, ma tu non sai mai dove andare un italiano di parlare. Sì. No, figurati. Perché se no si parla. Spero che ti sia stato utile tutto quello che ti ho detto. Sì, sì, poi probabilmente dovrò estrapolare sì, i testi. Sì, perché... Ma mi mandi copia semmai di questo, perché ti dico certo. Così. Evito di chiacchierare ancora, mando un po' estratti di questa cosa e sui concetti, soprattutto sui concetti, però effettivamente ti pregherei di insistere sul fatto che la via d'uscita è il legame tra diritti universali e beni comuni pubblici. E uno dei grandi difetti e difficoltà che oggi abbiamo è che per l'appunto i dominanti sono riusciti a dissociare i diritti universali e di beni comuni pubblici, facendoli sparire, non solo staccandoli, ma anche facendoli sparire. Perché se tu stacchi le due cose, c'è sempre da una parte che va via, e se una parte va via, anche l'altra va via. Aver privatizzato i beni comuni pubblici fondamentali ha condotto ad eliminare il concetto di diritto universale alla vita. E aver diminuito, abbandonato il diritto universale alla vita ha accentuato i processi di far sparire il concetto di bene comune pubblico. E quindi tutto il resto. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Va bene, ti ringrazio ancora. Grazie per questa chiacchierata. Spero di aver contribuito un po' anche a far capire qual è il senso dei beni comuni per noi, cosa intendiamo per bene comune, e che questo possa ricostruire anche un'idea di società, come dicevo, più trasparente, più democratica per il nostro continente, almeno per il nostro continente, se non a livello globale. Grazie ancora. Grazie a te. Ciao. Buona fine giornata e a presto. A presto, ciao. Grazie. Grazie.